Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Horizon's Gate, un gioco davvero interessante che costa 16,79 € su Steam ed è un gioco di ruolo con questa grafica molto pixellosa. Ma non fatevi ingannare perché è un gioco che proveremo insieme, quindi vi dico non ci so giocare. Lo proviamo insieme, ma è molto curioso perché ci consentirà di scegliere il nostro personaggio, potremmo mettere insieme una squadra. Potremmo fare una quantità incredibile, da quanto ho capito, di cose, perché ci saranno 34 classi diverse, 150 abilità attive, 100 passive e 8 razze, appunto, con 34 classi diverse sono veramente tante. Potremmo scegliere di esplorare i mari con la nostra flotta, attaccare sulle isole, affrontare i dungeon, fare veramente un sacco di cose. Quindi lo proviamo, iniziamo a vedere un attimino come funziona. Possiamo andare a scegliere chi siamo noi, quindi scegliere il nostro nome, che è Indy. La nostra, va bene, iniziamo con, facciamoci belli pallidi, nordici proprio, la testa, le gambe. Possiamo scegliere i vestiti. Vabbè, facciamoci azzurre. No, sarebbe meglio arancioni, colore societario del canale. Se c'è l'arancione, no. Però, vediamo. Facciamo così, va. Troppi, troppi capelli, troppi capelli, troppi capelli. No. Va bene, dai, facciamo così. Col crestone, sì, dai, col crestone. Di lato, di profilo, insomma. Qua vedete gli umani. Gli umani hanno. Potrebbero non essere così comuni o potenti come le altre razze, ma sono davvero adattabili per assistenti, insomma, e hanno più 10 di esperienza. Poi abbiamo l'iscuoio, spero che mi tenga, no, me l'ha cambiato, ma va bene. Gli iscuoi sono bipedi con un misto di felini, volpini e Master Line Features, non so cosa sia. Agiscono più rapidamente degli umani, hanno meno 2, perché il combattimento a turni sia sulle navi che a terra. Poi abbiamo i Razmen, che sono umanoidi senza faccia e hanno più 8 alla schivata quando sono flancati, affiancati, insomma, immuni a cecità e silenzio. Farim sono conosciuti per la loro potenza e agilità serpentina della coda di serpente. Il resto del loro corpo è coperto in un piumoso, un piumaggio, insomma, più uno a movimento, più uno a agire, ok? Poi abbiamo gli Alfest, sono alti, cornuti, coperti da pelo, potenti nella mobilità ma lenti ad agire, quindi hanno più uno all'attacco, più due alla forza, più due ad agire però. I Falpa invece hanno molti occhi, diciamo, ammaestrano, padroneggiano la magia per sopravvivere nelle acque gelide. Più 10 max MP. E poi abbiamo i Faren, i Wilderi, più questo più magic, difesa magica, più evasione magica. Abbiamo i Wilderi con più attacco e resistenza. E poi si torna agli umani. Io farei gli umani. Vi dico un'altra cosa interessante, perché in questo gioco potremmo gestire la magia come vogliamo, nel senso che ci troviamo magari a dover attraversare un mare, un fiume, possiamo usare l'incantesimo di ghiaccio e ghiacciare la superficie. Così come scalare una montagna, possiamo andare a far crescere dei semi di non so, arrampicanti e utilizzarli per andare a scalare la montagna. Ci facciamo così, va, dai, proviamo, let's try. Cerchiamo di tradurre senza impallarci, insomma, cerchiamo di capire qualcosa anche come tasti. Si può giocare con la tastiera e il mouse, da quanto ho visto, e si può anche bypassare il mouse giocando solo con la tastiera. La tempesta sta aumentando con Modoro. Sembra brutta, insomma. Tutte le mani sul ponte. Ah, posso dirgli di prendere il comando per me? No, no, no. Tutte le mani sul ponte. Cioè, penso sia un modo di dire per tutti quanti sul ponte. Vang dice: ehi, guardate,
E io gli dico: stai sul pezzo, continua a fare il tuo lavoro. E lui si incazza. Umph. Allora, questa tempesta è arrivata dal nulla, è più intensa di ogni altra che io abbia mai visto. Non gli posso chiedere quante sono le nostre possibilità, siamo il capitano, quindi stai concentrato. E lui dice: come vuoi, Commodoro. E coleremo a picco per colpa mia, ma pazienza. Fuoco, c'è fuoco sotto coperta. Ci vado io, Vanga, Mira, con me. Ok, andate giù, io sto qui. Come cacchio fa esserci fuoco sotto coperta? Commodoro, guarda! E quello? E questo è il nostro, la grafica che usiamo poi nei viaggi. Pirati, in un tempo come questo, in un momento come questo. Eccole lì che ci affiancano, siamo pronti al combattimento. Ovviamente questo è un gioco che non si può approfondire in un gameplay, però è giusto per buttarvi l'ennesima pulce nell'orecchio, tanto so che molti di voi, quando avranno già visto inglese, gioco di ruolo, avranno già chiuso il video. Complimenti voi che invece siete rimasti. Allora, Lagan, che immagino sia... Eccolo qui. Allora, vi godete la tempesta, cani di dominio? Cortesia di Lagan. Suppongo di avere il laser, blaster. Vabbè, insomma, si vuole prendere il cargo. Perché non vi arrendete? Mai, non mi arrenderò mai ai pirati, come mi aspettavo. Peggio per voi. In sintesi è questo. Qua in alto vedete il tempo per agire, insomma, di ognuno. È una sorta di iniziativa dove andremo poi a gestire. Loro adesso si stanno muovendo. E a noi quando tocca, tra un po'. Noi siamo qua, quindi, insomma. Right click on the ground to move. Mi posso muovere fino a qui e poi clicco col sinistro. Premi Z o X e quindi seleziona un tile per attaccare. Z, no, vedete? Z o X. Perché ci sono due armi qua sotto, ma io ho solo la spada, quindi non posso attaccare. Tra l'altro io, onestamente, Lagan... Eh no, è tutta gente mia questa, quindi non posso. Attacco qui, ma vedete che posso scegliere una direzione in cui concludere il mio turno. Interessante, mi giro il volto di là. Va bene. Ah, ma questo qua è uno degli altri. Devo capire bene come distinguerli adesso, perché non ho ancora familiarizzato col mio equipaggio, quindi colpa mia. Infatti i verdi sono i nostri, i rossi sono loro. Ah, ok, così. Allora, tocca nuovamente a me, posso... Allora, vediamo un attimo. No, ma scusate, i Sailor Scout, vedete che sono tutti Sailor Scout. Vedete anche lo status, per 140 turni saremo bagnati perché appunto siamo sotto una tempesta, quindi premo X, attacco questo, lo attacco. Anche se sto attaccando uno dei miei, ma veramente si parte un po' così a tradimento e onestamente non so come fare. Mi faccio vedere rivolto da questa. Allora. Sono veramente, veramente, veramente in difficoltà. Dobbiamo abbattere il cattivone che è lì dietro. Sì, infatti poi vedete che anche... Allora, io posso muovermi... non mi posso muovere granché. Vedete che posso venire fin qua, forse no, fin qua. E non posso attaccare lui. Ok,
Quindi mi muovo, attacco il vuoto e mi rivolgo di là. Vabbè, pazienza. Sì, è un modo per vedere un pochino il combattimento questo, ma... Ok, questo è con me. Ok. L'abbiamo ucciso, ok. Ci stiamo impiegando troppo. Fino a che il capitano non cade, continuiamo a combattere. E stiamo combattendo praticamente con lui. L'abbiamo appena disarmato. Ordina ai tuoi uomini di arrenderti. Yes. Ok, si arrende. Vanga, qui è pronto a combattere. Chi ne vuole un po'? Who wants some? È una citazione, credo, di Duke Nukem. Niente, sono andati via. Ok, no, avrei dovuto distinguerli meglio, osservare meglio, ma ero più impegnato a leggere il testo. Vang, io sono... Sì, va bene. Ok. Qua finisce molto male. Ma è davvero, sembra, anche da quello che ho visto, sembra veramente ben fatto come gioco. Perché adesso... Ok, col tasto destro ci muoviamo ed è uno di quei classici giochi a turni in cui ci si muove continuamente ma a turno. Che cos'è questo? Wood plank. La prendo. Ok, questo cos'è? Torn sandbag. Can't fit. Vedete che poi si salta anche. Sì, ma non posso prenderlo. Vabbè, diamo intorno, siamo naufragati qua, io continuo a prendere con la I, apriamo l'inventario, in cui non abbiamo molto, molto spazio, insomma, qua è... posso prenderlo, sandbag, sacco di sabbia, vabbè, non me ne faccio niente. Beh, prendo sempre questo, che cos'è questo? Bin, un cestino, questo è detriti di legno, non mi interessa, andiamo avanti, andiamo a esplorare un pochino l'avventura. Qua premendo M abbiamo la mappa. Si trascina su di te un elemento per avere possederlo. Allora, double click to interact. Ok, Vang, la mia testa. Oh, sei tu. Così ci sono altri sopravvissuti. Lui è praticamente ha fatto casino, cioè è subentrato all'improvviso, ci ha mandato in vacca il combattimento, da quanto ho capito. Hai visto qualcun altro? Non ho visto nessuno oltre a te. Mi sono svegliato da poco. Ok. Va bene. Allora, praticamente, qua abbiamo Luke. Cioè, praticamente questo ci permette, pensate un po', di esplorare l'ambiente e vedere con che cosa stiamo agendo. Questo invece è sorta, vabbè, apre quello di prima con l'aiuto, le note che possiamo prendere. Gli item che abbiamo scoperto fino a questo momento, l'equipaggiamento, le creature scoperte, e le classi che fino adesso conosciamo, come ho detto ce ne sono 34, con tutte le varie descrizioni delle varie classi, e qua gli artefatti trovati. Cioè, non è banale per niente questo gioco, per quanto sia complesso, perché alla fine premi Z per attaccare. Yeps. Come vi dicevo, poi potremmo usare degli incantesimi, delle abilità per... Cioè, stiamo attaccando un cespuglio che non riusciamo ad abbattere. Qua poi vedete che ci sono delle icone oscurate, che sono quelle della nave, quindi quando possederemo la nave. Vabbè, insomma, non riesco a salire, ma c'è qualcosa su effettivamente da vedere, e probabilmente sì. Però non ho niente, cioè posso equipaggiare questo, colpirlo con un bastone di legno. Z, attacca, no, no, direi di no. Direi di no e allora cerchiamo qualcos'altro. Intorno, diamo un'occhiata all'isola, vediamo se scopriamo qualcosa. Eccola qua. Questa è una spada, prendo altro legname, lo trascino lì sotto stavolta. Proviamo a esplorare da questa se c'è qualcosa, ma... Che se, dubito. No, infatti qua è finito. Niente, proviamo a tornare di là adesso che abbiamo questa arma qui e possiamo fare del male a quel cespuglio cattivo.
sotto ci sono anche i soldi, vedete. E ci sarà tanto da leggere, tante scelte da prendere, ed è questo uno dei giochi che io apprezzo in stile RPG Maker. Prendo la foglia e qui invece cos'è che è? Questo è un sasso spingibile. Ah, è uscita una freccia. Ok, l'ho spinto. Ok, questo bel tutorial che ci sta facendo apprendere, ma poi anche il suono, il mare, il fatto che la grafica è così e va bene, ma non mi dà fastidio, è proprio fatto bene. Indy, tu sei vivo. Dammi una mano qui. Non lasciare nessuno di loro andare via. Ok. Sì, ma mi piacerebbe capire chi è con me o chi non è con me. Allora, lui non è con me di sicuro. Ragazzi, devo andare qui. E basta. Poi passo il turno. Allora, devo capire adesso chi è con me di sti qua. Allora, lui chi è? Bar. No, beh, ma due sono in rosso, poi mi diceva anche di non fuggire, quindi sono lì. E Z, attacco. Non abbiamo ancora incantesimi, quindi... Ma perché tu ti sei messo qua dietro di me? Ok, spostati lì e rivolgiti giù. Ok, adesso tu però fatti valere. Abbattine uno cortesemente per me, perché adesso io muoio, faccio una gran brutta fine. Aiuto! Punto. Molto male. Continua. Vediamo dove eravamo rimasti. Nuovamente sull'isola c'è un crab che scappa. Niente. Sposta questo, saliamo, riprendiamo, riproviamo il combattimento di nuovo. Ci ha salvato in quel punto lì, quindi... Tra l'altro è bello che me lo diceva anche di trascinarla, ma io non l'ho ascoltato. Va bene, dai, riproviamo il combattimento, lo facciamo in modo un po' più furbo. Bang, ok. Ok, ma mi sembra strano che non mi segua. You stay here. Gli dice di stare lì, ma questo cos'è? Soldi. Ok, abbiamo i primi soldi trovati. Perché poi ci saranno tante cose da comprare. Si potranno comprare navi, si potranno comprare equipaggiamenti. Non so dire se si potranno comprare anche edifici. Quello sarà da esplorare, insomma. Adesso vedete che premendo il tasto destro, poi il sinistro, doppio clic e si butta di là. Dai, riproviamo. Riproviamo in modo più saggio. Qua, ecco, non ho focalizzato, vedete tutto il membro del party e tutti i danni che fanno anche in base all'arma che utilizzano, quindi... Ok. Sì, c'è qualche problemino all'inizio, nel senso che bisogna capire esattamente chi è con noi, quali sono i nemici, essendo molto in pixel grafica, questo è un po' uno dei limiti di questo titolo. Comunque, proviamo a metterci in modo più saggio adesso rispetto a prima. Muoviti lì. Puoi fare ancora un movimento. No, attacchi. Ti giri su. Ci metto un attimo ad arrivare. Però lui fortunatamente ha delle pozioni di cura e continua a muoversi. Quindi cerchiamo di farlo in modo più ragionato questa volta. Allora, non mi posso ancora muovere, però inizio a mettermi qui. E passo il turno. Mi giro di qua, così almeno se mi attaccano non mi prendono di spalle.
Ok, siamo schierati. Ok, questo è addosso a me. Decide già di farmi il paiolo. Voglio capire se riesco ad andargli alle spalle. Eh no, non riesco ad andargli alle spalle. Però mi muovo qui e poi attacco lui con Z, attack. Ok, gli faccio più male ancora. Bravo, adesso ce la siamo gestita proprio bene. Adesso io faccio il giro, dovrei riuscire ad andargli a fiancheggiarlo. Ok, adesso anche tu, però. Dagli una palata anche tu. Ok, no, lui si preferisce curare. Ok, ottimo, non attacca lui. E io voglio fiancheggiarlo. Vado di qua e lo attacco. Così tu vieni giù e lo fiancheggi dall'alta, giusto? Giusto? Vero che fai così? No. Però dai, è andato. Gestita decisamente meglio. È curioso quanto preso proprio alla leggera sia morto prima. Allora, abbiamo sbloccato nuove classi, lo Scholar, lo Scout e il Warrior. Grazie, Indy. Allora, iniziamo a conoscere questo tizio qui che sembra un gatto rosso. E grazie Indy e grazie agli dèi che sei sopravvissuto al naufragio. Questi ladri sono saltati su di me mentre stavo cercando trail, questo sentiero, insomma. Penso che siano con i pirati che ci hanno attaccato. Vai avanti e raccogli l'equipaggiamento. Sono sicuro che ne avremo bisogno. Ok, ma vedete che qua potete fare saltare. Oh, scusi, perdoni. Allora, doppio clic e recuperiamo. L'Iron Flame. Non mi ricordo come si chiama. Vabbè, Wooden Shield. Lo metto qua. E poi i soldi. La catena in pratica col bastone ferrato. Metto nello zaino anche questo, che non si sa mai. Gold. E basta. Ok, possiamo parlare, Bara? Reeve è sopravvissuto, che è quello nero che abbiamo visto sotto. Sì, lui non è. Lei è una lei, non si capiva. Non è chiamata la maestratrice di draghi per niente. Attualmente c'è. Was assorting a. Vabbè. Va bene, andiamo. Cioè, scusatemi, ma facendo il video non riesco a mettermi le leggere, ma vi ricordo che si potrebbe anche tentare di giocare questo titolo con Tap Translator App. Quindi potrebbe essere una saggia idea provarci. Anzi, quasi quasi potremmo provarlo addirittura anche in video, ma no, più che altro perché. Comunque non è un inglese difficile, però bisogna leggere, cioè bisogna stare lì a leggere. In video non è il massimo, quindi insomma adesso io cerco di andare relativamente veloce. Allora, il tizio qua mi sta cercando, scusate, mi sta seguendo, però io vorrei vedere. Ok, controllo lui e vedo che lui ha la spada, quindi perfetto, posso passare da uno all'altro e va bene. Si può salire qui, vediamo cosa c'è, ma è tremendamente figo questo gioco, cioè c'è poco da dire. Allora, qua c'è una sorta di. Vabbè, non mi sembra ci sia niente di interessante, almeno non si può salire. Andiamo avanti. Reeve. Ah, eccola lì. Sono tutti cattivi questi. Ah, il resto di questi ratti affogati. Dovremmo farcela. Vabbè. Non essere. Non distratti. Ti arrenderai e guarderai il giudizio della corte del dominio. Non farmi ridere. Va bene. Si va, si va, si va. Indy, Bar, good to see you. È un piacere. Adesso arrivo, voglio vedere che cavolo sarà in grado di fare, dato che ho scoperto essere la maestra dei draghi. Allora, sono segnati in rosso i nemici col nome. Ma è sempre abbastanza un problema capire chi è dei nostri, quindi penso saranno richieste diverse ore per familiarizzare e affezionarsi ai personaggi. Noi al momento ci gestiamo i nostri due e vediamo. Reeve, vediamo che cosa sei in grado di fare. Con quella spada dorata poi.
Tocca a moi, che mi muovo qui. Ah, tocca a Bara, ok. Bara cosa può fare? Può fare un salto avanti, un'abilità, e colpire qualcuno. Oppure può curare First Aid, ed è il motivo per cui si curava prima. No, io passo il turno stavolta. Guardando avanti, ok. Io invece non ho abilità, però posso fare un passettino avanti e passare il turno guardando di qua, sperando che lei non si sposti. Questo qua è cos'è? Un fattorino, sono vestito così. Va bene, allora. Il Kermit la rana mi colpisce da lontano. Va bene, allora, adesso voglio vedere che cavolo è in grado di fare questo. Bara, muoviti qui e fai questa abilità qui, saltando qui, e lo spinge oltre, e poi si gira di qua e non attacca. Però ci attaccano in diagonale con l'arco, stiamo andando molto male. Bravissima, lei fa veramente paura. Io vediamo se riesco a fare del male, gli vado alle spalle di Isolde, e l'attacco con la Morning Star. Non è la Morning Star, però. Vabbè. Ha fatto molto male. Attenzione, perché adesso si incacchia. C'erano tutti con lei. Ti salveremo. Attacca. Ok, adesso che pensi mi. No, ma stiamo ancora controllando lui. Quindi direi che. No, passiamo al turno. No, passiamo al turno. Ok. Ma no, ho passato il turno per sbaglio con tutti e due? Vabbè. Tanto questa qui, lo sapevo che avrebbe fatto sta mossa qui. Gli ha dato una palata. Adesso noi non possiamo fare niente, credo. Quindi inizio a spostarmi qui e rimango focused sul combattimento. Mancato. Ne mancano tre. Noi siamo in 1, 2, 3. 3 contro 3. Ormai abbiamo capovolto il combattimento. Bar è pronto a dare il colpo di grazia a sto tizio con un bel colpo di spada. È ok. E io vado a dargliene uno a sto tizio qui. E ovviamente non lo uccido, però sono affiancato. Però quello lì decide di colpire con l'arco. Ok, no, dovrebbe essere andato. Cosa fa? Bellissimo. Ok, tocca a Bar. Bar adesso non può avanzare perché è pieno di corpi lì, quindi non può fare nulla. Tocca a Moa, che gli vado alle spalle. E gli diamo una bella batosta alle spalle. Ok. Victory! Abbiamo preso un po' di experience. Ok, bel combattimento, voi due. I'm with you. Sì, sì, assolutamente. Questo è lo spirito. Conducici, indicaci la via, Commodoro. Ah, ok, ci si può muovere anche col Vast, che forse è un filino più comodo. Però si va avanti, insomma, e qua poi inizia il dungeon. Dove si va all'interno. Allora ragazzi, abbiamo cazzeggiato tantissimo. Stiamo iniziando a vedere proprio la prima fase della storia, perché poi ovviamente il gioco si apre. E cos'è che è? Una balestra. Interessante. Scusate, ma la metto via. Posso metterla qua? Oh, va bene. Allora, il gioco sicuramente si apre più avanti, come potete vedere anche dalla pagina Steam. Però al momento a me piace avervi messo la pulce nell'orecchio, nonostante io non sappia giocarci, perché questo è veramente, veramente un gioco interessante. Non costa neanche tantissimo ed è proprio l'incarnazione esatta di un indie, grafica, pixel grafica, ma con la profondità di un gioco pazzesca. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, e eventualmente dovesse esserci un tripudio di commenti, lo porteremo avanti. Alla prossima ragazzi, e ciao ciao.